con un presteggiatore che all'ultimo minuto perde la sua assistente, che probabilmente non ci sarà mai. Il presteggiatore. E ma chi metti in da sala per le fa con bari? Aspettami un altro po', potresti capire da quanto tardi. Ma chi lo sa tutti i trucchi, tutti i giochi. Come cazzo? Come stai? Tutto bene, e non fumavo, sai che amavo tuo stomaco. Ma mi sente se muove? No, muove per se sente, ha fatto un'arte, mi ha dato due cauci. Povero figlio, fa già le mie vendette. Ya, va bene, a che punto sono arrivati? Accomodatevi. È finita la benzina. Aspetta. Tengi i cilindri. Siamo già al terzo numero. Non manco mano sti cosi. Sì, Sidney, se posso fare una cortesia. Dite. Ecco qua. Non mi avete riconosciuto? No. Io sono Sick Sick. Mi avete riconosciuto, mo? No, vi siete secco. Sick Sick è il mio nome d'arte. Faccio il prestigiatore e lo vedo in un teatro. Teatro? Teatro! La mia segretaria, la mia aiutante, è mancato l'appuntamento. Io avrebbe... Io avrebbe bisogno di un appuntamento, di una persona che la palo, che sapeva tutti i giochi. In compenso, io le davo 10 lire e una poltrona gratis. Che ne dite? Decidere in compenso. Però mi dovete spiegare di che si tratta. Ecco qua. Io faccio tutte cose facili, ma tutte buon buia perché si innova. Tu subito capisci che già sai io, perché la musica fa così. Chi lui? Peppe. Chi l'ha detto? Noi. Ma non signore, è la tromba. Ah, il maestro di tromba. No, è la tromba che squilla. Tu appena salgo io, tu batti mano, ma appena, senza esagerare, perché solo il pubblico non si dà la spinta, non si muove. Allora io la trae faccio. Bene, bravo. No, bravo, bene. Io ancora non ho già fatto niente. Mi batte le mani, ma appena. Ah, ho capito. Come primo esperimento faccio vedere i bicchieri. Uno che è in acqua e uno che è in ostia. Tu come ti desiderio dici o tengo seta o vorrei bere. Allora io dico, ah, lei tiene seta, adesso la faccio bere io senza toccare l'acqua. L'acqua andrà a finire nel corpo della signora che aveva seta e la gnostia andrà a finire nel bicchiere dell'acqua. La gnostia? Un chiostro di penne! Okay. Faccio tutte cose facili. Vabbè, però questo gioco non lo facciamo perché vuoi essere che mi imbrogli. Ma come? Puoi dire due parole? No, dici no. E dove la sentite? In corpo. La senti in corpo. Ya, poi vediamo. Come secondo esperimento faccio vedere la cascia. La cascia del morto? No. Siamo già al terzo numero, è venuta? No. Ho trovato la signorina che mi fa il piacere. Questa è la signorina. Come secondo numero faccio vedere la cascia. Fotta
moglie ma in da cascia e anzerro. Edda, arabo sportellino, caccia la mano, tocca il bottone, sarà molletta se schiaccio il catenazzo. Ma io non ho capito niente. Io te la un cagionaccio a te e uno faccio per il pubblico. Vabbè. Un catenaccio ci sta, ma non si vede. Ci sta o non ci sta? Ci sta, ma non si vede. Non ci sta. Ci sta, ma è truccato. Ci sta il turco. No, ci sta l'imbuglio. È truccato. Ma tu mi devi capire subito, figlia mia. Ma voi mi dovete spiegare bene, caro professore. Vicino alla caccia non ci sta il sportellino. Ma non ci sta perché non si vede. Caccia la mano, moglie. Sarà per la molletta, caccialo da un catenaccio e tu. E io? Se le caro teatro. La cosa! Ma che se le caro veramente un teatro? Ma che prestigiatore sei tu? Ma ve lo faccio vedere io un mago vero. Un mago vero vi faccio vedere. Prima della pausa vi presento il mago dei fornali, e qui della notte senza fari. Allora, facciamo 10 minuti di pausa, ma con una sorpresa importante. Sono venuti a onorarci degli amici, quindi non andate via e dopo ritorneremo con altri 4 sketch, quindi fino a mezzanotte c'è da fare. A dopo!